la parola al professor Pecoraro, che ha un, che è un medico, nonostante questa sia una tavola da profili giuridici, ma che ha una grandissima esperienza in tema proprio di trapianti. È un'esperienza maturata sul campo, e peraltro è il segretario dell'Accademia per la Vita? Cancelliere. Il cancelliere dell'Accademia, il segretario generale, pensavo, ma invece no, è il cancelliere dell'Accademia per la Vita, ed è qui veramente a rappresentarci una serie di aspetti etici relativi a questi problemi. Grazie infinito. Ho accolto l'invito a volentieri a partecipare a questo incontro, e anch'io saluto e ringrazio gli organizzatori e le istituzioni che hanno promosso questa iniziativa. Devo anche dire che chi mi ha preceduto ha già delineato bene tanti aspetti della questione, sia di carattere culturale, sia di carattere organizzativo e sia anche di carattere giuridico. Quindi cercherò di non ripetere, anche se ovviamente alcune cose si sovrappongono, ma di concentrarmi su alcuni aspetti, in particolare anche quella parte terza che era stata citata prima, perché può essere particolarmente emblematica in senso positivo di tante realtà che riguardano i trapianti. Perché oggi siamo qui, ecco, per confermare un divieto che... ma dall'altra parte anche per valorizzare, cioè, tutta una medicina dei trapianti che finora si è sviluppata nel nostro paese ma anche in Europa, e che ha alla base dei principi, dei valori che sono da riaffermare e da sostenere, proprio per prevenire o evitare derive che potrebbero essere pericolose e deformanti. Voglio dire che anzitutto richiamo in maniera sintetica tre concetti fondamentali che identificherei come concetti umani e cristiani. C'è una piena sostanzialmente convergenza, anche se poi chiaramente possiamo entrare in diverse posizioni filosofiche a riguardo. E il primo è una concezione personalista del corpo, cioè è la persona coinvolta nella sua dimensione corporea che dona. Dona quindi una parte di sé, è un gesto strettamente personale, e questo dovrebbe evitare una visione dualistica della persona che tenda a separare l'intelligenza o il corpo, l'anima o lo spirito dalla corporeità, oppure una visione strumentalizzante verso la corporeità che tende a oggettivare e a usare il corpo anziché considerarlo componente essenziale della persona. Una seconda concezione è una concezione solidarista della società, che sostiene i legami tra le persone e la reciproca responsabilità nei rapporti tra le persone. Qui oggi di fatto ci confrontiamo con una ideologia neoliberale che interpreta tutto anche in chiave di mercato, quale sembra intendere che qualsiasi cosa è gestita in termini di contratto o appunto di mercato. Oppure riusciamo a riaffermare che una società va avanti anche quando c'è una effettiva collaborazione e cooperazione tra i soggetti. Non è solo quindi la competizione o il mercato che fanno crescere una società, ma forse dovremmo anche ripensare che una collaborazione e cooperazione fanno crescere una società. Qui potremmo riprendere, ma non mi addentro, sia il famoso saggio sul dono di Marcel Mauss, sia anche la nostra Costituzione italiana, che parla all'articolo 2 di doveri inderogabili di solidarietà. Quindi considerata come reciproca responsabilità di tutti, ad ogni livello, per realizzare una società che sia civile. E una terza concezione, un terzo elemento fondamentale, è l'attenzione particolare alle persone più fragili e vulnerabili, e in questo caso i pazienti, ossia una medicina dei trapianti che ha una finalità terapeutica, e che cerca quindi di rispondere a dei bisogni concreti, urgenti, importanti di tante persone che hanno questa necessità.
Aggiungerei un quarto elemento, che è il ruolo che oggi ha in questa materia la medicina e il sistema sanitario. Cioè è la medicina che ha reso possibile i trapianti, non solo da vivente, e parliamo del rene o parliamo del lobo epatico, forse un domani anche di una parte del polmone, eccetera, ma che ha reso possibile che anche parti del corpo umano che dopo la morte comunque sarebbero destinate alla polvere o oggi alla cremazione in molti casi, che queste parti vengano recuperate e possano diventare terapia per altri. Quindi consideriamo il ruolo importante che la medicina e la sanità svolgono in questo contesto, perché di fatto non è solo poi una questione tecnica, ma insisto anche sull'elemento sistema sanitario, perché la medicina dei trapianti si sviluppa e si realizza attraverso un'efficace collaborazione di rete, di scambio, di interazione, di collaborazione fra diverse figure professionali, ma all'interno di un'intera società che è capace di sviluppare rete, altrimenti la medicina dei trapianti non funziona con certe visioni semplicemente individualistiche e settoriali. Per cui alla luce di questo, se dovessimo scendere su un principio di fondo che dovrebbe guidare la medicina dei trapianti, è questa prospettiva di guardare al corpo umano in vista anche del trapianto, direi che non tutto è interpretabile e gestibile solo in termini di giustizia, che è condizione necessaria e sufficiente, direi, ma diventa assolutamente rilevante questa prospettiva del dono. Non c'è effettivamente un criterio di giustizia per dire che devo dare il sangue o che devo dare o che do un rene per chi ha bisogno, che è sicuramente un elemento importante, ma senza recuperare quella reciproca responsabilità e quella solidarietà che fa sì che tutto ciò sia vissuto come dono, rischio di non realizzare effettivamente una medicina dei trapianti e che permetta di declinare correttamente una visione personalista del corpo e una solidarietà verso persone malate che ne abbiano bisogno. E allora in termini un po' più operativi, cioè un'etica che vuole accompagnare poi le scelte, gli approcci e anche la regolamentazione un po' della materia e che sostenga anche un divieto di commercializzazione, ritenendo che questi concetti che ho richiamato e questo principio del dono siano l'anima di un sistema dei trapianti che funzioni. Ricordo anzitutto che ovviamente con le dovute distinzioni, perché sono state ricordate, cioè una cosa è il sangue, una cosa è un organo, una cosa è il midollo osseo, cioè ognuno comporta diverse modalità di intervento, diversi anche rischi, diversi benefici, cioè tutto questo va considerato nella valutazione etica in chiave operativa. Il dono implica ovviamente consapevolezza, cioè rendersi conto di ciò che si fa, e quindi presupposta una corretta, adeguata informazione che ciascun donatore deve avere nel sapere quali sono le implicazioni, i rischi e i benefici del suo gesto. Lo sottolineo perché talvolta, per esempio nella donazione da vivente, di chi dona un rene per un proprio familiare, tutta l'attenzione è concentrata sul beneficio della persona interessata. E l'attenzione è tutta focalizzata sulla possibilità di donare e su chi ne trarrà un beneficio. Non sempre c'è la percezione piena e consapevole di cosa voglia dire un gesto importante
che per fortuna oggi non è così rischioso, ma che va vissuto con questa coscienza più attenta e informata. Secondo, libertà, che sia sempre un gesto libero. Qui abbiamo accennato alcuni condizionamenti che potrebbero essere di carattere economico in certi paesi o in certi contesti, e quello che si vorrebbe evitare con la proibizione della commercializzazione, che uno è disposto a vendersi anche un rene per comprare una casa o migliorare la propria situazione. E voi forse sapete che già su Scienze di alcuni anni fa fu pubblicato uno studio su chi aveva venduto il rene in India, dove la pratica era in parte tollerata, insomma non era ben regolamentata o gestita, e per lo più erano persone povere, di ceti abbietti, e dopo 5 anni quasi tutti erano nelle stesse condizioni di partenza, perché tante volte la povertà ha anche delle cause o personali o sociali che non vengono risolte con un gesto in denaro, a cui si aggiungeva anche un lamentarsi un po' di un malessere fisico o corporeo legato alla donazione. Ma l'aspetto economico non aveva risolto le condizioni sociali che avevano determinato il gesto. Ma ci possono essere anche condizionamenti psicologici. Talvolta ci sono ambiti familiari dove possono esserci anche delle pressioni più o meno dirette o indirette che pesano sulla persona e nella sua scelta di donare. Perché tutti se lo aspettano, perché uno si sente in un dovere di farlo, perché ci sono aspettative anche di un certo tipo. Come far sì che la donazione sia veramente libera e vissuta in questa maniera, e quindi direi gratuita, in cui uno lo compie per aiutare qualcuno che ne ha bisogno. La vera donazione nella pienezza della sua esperienza si compie proprio da vivente, quindi chi o dona il sangue o dona un rene per chi ne abbia beneficio. Può essere una donazione diretta, come nel caso del rene, a un proprio familiare oppure a chi è conoscente, oppure per la collettività. Chi dona il sangue oggi non lo dona per un familiare o per una persona specifica, ma lo mette a disposizione per chi ne abbia bisogno, e a questo può attingere. La cosiddetta donazione samaritana è su questa linea: uno che dona un rene per chi possa, chi ne abbia bisogno nel contesto del nostro paese. Chiaro che è molto più comprensibile che uno doni a un proprio familiare, se è facile, e di solito si parte con un atteggiamento positivo, in parte terza c'è questa commissione che analizza, che se per esempio è una madre che dona il figlio, casomai vai a vedere se è sufficientemente informata, se ci sono del contesto familiare certe condizioni, eccetera, eccetera. Se sa che non è un intervento miracoloso, cioè un intervento terapeutico, e che anche il rene ha una certa scadenza, per esempio, cioè, almeno è stata informata, che non è che abbia una consapevolezza, come dicevo, del gesto. Ma e quindi dai per presupposto la bontà del gesto e vai eventualmente a verificare elementi contrari. Quando uno si presenta che vuole donare un rene per la società, per uno che ne ha bisogno, fai un po' il percorso inverso, cioè il presupposto è che c'è qualcosa che non va, quindi non sai se ci sia un narcisismo, se ci sia una disperazione, se ci sia esibizionismo, cioè, cos'è che giustifica che uno dia un rene per uno sconosciuto, eccetera. Però risali a trovare elementi che confermano questa decisione, che uno può avere un senso di altruismo, di disponibilità e di aiuto, per dire chi si trova in condizione di non trovare un donatore, ne abbia bisogno, il mio rene possa essere utile per questa persona. Questa è l'esperienza, dicevo, più completa della vera donazione, che nasce
dicevo, da uno spirito di partecipazione, vicinanza e aiuto a chi ne abbia bisogno, e da una certa pienezza, e uso proprio questa espressione di vita della persona. E vi assicuro che, avendo incontrato quasi un migliaio di donatori viventi, perché io l'accento si sente che vengo dal Veneto, il Veneto è la regione che è una che ha più spinto sulla donazione da vivente, e ho visto tutti i donatori da quando è cominciata la pratica, per un periodo anche quelli della Lombardia che non avevano ancora la parte terza, e vi assicuro che l'esperienza comune, dico, su circa almeno un migliaio, è quella di dire: ma noi abbiamo sempre condiviso questi valori in famiglia, per esempio. Cioè, se uno ha bisogno ci si aiuta come un'esperienza normale, cioè abbiamo riconosciuto molto più bene che esiste nella società e che tante volte non fa rumore di tante altre cose che invece ci preoccupano e ci angustiano. Sarebbe anche simpatico, ma non lo accenno, come è vissuta la donazione tra marito e moglie, che non sono un genitore e un figlio, non sono neanche un fratello e una sorella. E oggi ne abbiamo molte di questo tipo. All'inizio erano soprattutto mogli che donavano al marito, allora lì ci si poneva. E adesso vediamo anche molti mariti che donano alla moglie, parlo sempre di Irene, ovviamente. Ma per tantissime dire: ma sono 30 anni o 40 anni che siamo sposati, abbiamo condiviso tutto, condividiamo anche questa situazione della malattia, ma anche questo aiuto che si può dare. È anche vero, se posso concludere in questo passaggio, che non è detto che il gesto, pur generoso e altruistico, debba essere perfetto, cioè quasi che uno sia un santo, un eroe, perché dona. È una persona normale, che qualche volta spera anche di risolvere il problema della sua famiglia, non solo quello di aiutare l'altra persona, ma di dare un sollievo a tutto un contesto. Ma questo non toglie la bontà del gesto. Cioè, voglio dire, non aspettiamoci che la donazione sia sempre qualcosa di, appunto, perfetto o straordinario, ma possa essere vissuto anche con una certa, in senso positivo, ordinarietà. L'ultimo passaggio è quello invece da cadavere, dove non è una vera donazione, atto attivo, libero, gratuito e consapevole, ma è una disponibilità che io do sul mio corpo dopo la mia morte, perché quel corpo destinato a consumarsi possa essere di salvezza, pensate al cuore o al pancreas, oppure possa essere di grande miglioramento, come il caso del rene o di altre donazioni. Cioè, in cui io vivo questa disponibilità perché qualcuno che ne abbia bisogno possa anche dalla mia morte ritrovare vita o migliorare la propria salute. Qui, da un punto di vista etico, si è sempre discusso sulla espressione di volontà in vita, e che quindi comunque ci sia un gesto, non sia un meccanismo automatico, ma che ciascuno in vita dica se è favorevole o non è favorevole a questa donazione dopo la morte. Quale sia il ruolo dei familiari, che come vengano coinvolti, tutelati e rispettati nel dolore di un proprio caro, che non viene utilizzato come pezzi di ricambio, ma è proprio il loro caro che è deceduto, ma che può aiutare altri a vivere. Come garantire anche l'anonimato, in modo tale che non si creino poi dei meccanismi spesso psicologici difficili per chi riceve e difficili anche per la famiglia che ha vissuto la donazione, e che non ci siano esclusioni in questo processo. Cioè, se uno dona, dona per chi ne ha bisogno. Non è che dice: ma io sono disposto a donare il rene, basta che vada solo a un italiano, non vada a uno straniero. Oppure, mi ricordo una volta una conferenza: io lo dono, però che non lo diano a quello che ha il problema epatico perché è un alcolizzato, lui che senso ha, eccetera. No, se si dona, ripeto, perché qualcuno abbia un beneficio e il gesto abbia questa caratteristica, dicevo, di solidarietà, di condivisione e di partecipazione.
Il tutto, come accennavo, ed è l'ultimo passaggio, sia da vivente e anche da cadavere, che ci sia un senso, dicevo, di pienezza e di partecipazione alla vita sociale di altri. Cioè, una volta si presentò una donna che voleva donare samaritano il rene, e parlando, già la relazione psicologica aveva evidenziato, perché c'è sempre una relazione prima, delle incongruità e delle fragilità, ma lei a un certo punto esce con la espressione, perché aveva una vita fallimentare in vari aspetti: la mia vita non vale niente, almeno faccio qualcosa di buono. E ragionando con lei, lei deve ritrovare la dignità della sua vita e non ha bisogno di donare un rene per sentire che vale, perché poi si troverà ancora più vuota e anche senza il rene. Ma la donazione è perché lei ama la vita e ama anche questo mondo, ed è una persona che vale già di per sé, anche se non dona. E se dona, lo fa perché ha una pienezza da dare, non perché ha una mancanza da colmare. E allora credo che tutta la medicina dei trapianti nasce perché c'è una pienezza che vuole aiutare e non qualcosa che manca e che si cerca di soddisfare. Grazie.